Christopher Moody fu un membro di spicco sia della ciurma di Howell Davis sia della ciurma di Bartholomew Roberts quando divenne capitano alla morte proprio di Davis. Christopher Moody, che tutti scambiano con William Moody, che invece era un capitano. E Moody rimase a fianco di Roberts praticamente fino alla fine, anche se pure lui sopravvisse brevemente al proprio capitano, visto che Roberts morì in battaglia, mentre Moody fu catturato. E pare proprio che questo Christopher fosse un bel tipetto, composto e simpatico. I suoi compagni al processo dissero che lui generalmente passava in rassegna la nave insultando tutti, bestemmiando e minacciando chiunque ci avesse a tiro, tanto da essere considerato spesso un pericolo per la nave stessa. Pare poi che si divertisse soprattutto a bullizzare chi aveva paura di lui, minacciandolo di fargli saltare le cervella. Ma al contempo pare che fosse un gran compagnone con i suoi amici e cui era sempre pronto a offrire un bicchierone. Quindi parliamo di un personaggio pittoresco che comunque finì impiccato in Ghana nel 1722 assieme agli ultimi rimasti della ciurma di Roberts.